La compassione nasce dalla contemplazione. Se impariamo a riposare davvero, diventiamo capaci di compassione vera. Se coltiviamo uno sguardo contemplativo, porteremo avanti le nostre attività senza l'atteggiamento rapace di chi vuole possedere e consumare tutto. Se restiamo in contatto con il Signore e non anestetizziamo nella parte più profonda di noi, le cose da fare non avranno il potere di toglierci il fiato e di divorarci. Abbiamo bisogno, sentite questo, abbiamo bisogno di un'ecologia del cuore che si compone di riposo, contemplazione, compassione. Approfittiamo del tempo estivo per questo. Ci aiuta abbastanza.